puro splendido sole accoglie la prova di oggi per Ciampino, una vera festa. Sì, quest'anno è andata meglio dello scorso anno, fortunatamente il tempo ci ha assistito, quindi siamo pronti a partire. Devo dire che le cose vanno tutte quante bene, il percorso è perfetto, la nostra, diciamo, le forze messe in campo l'hanno questa mattina hanno sistemato, quindi pronti e via. Fabrizio, una delle gare più prestigiose del calendario, tu sei proprio il campione regionale del Lazio, oggi bisogna assolutamente fare bene. Sì, questa è una bella gara, diciamo che corro sulle strade di casa, la salita la conosco abbastanza bene, vengo da un periodo di forma abbastanza buono e cercherò di fare bene sicuramente. Gaetano Gazzoli, una corsa che ha la sua sesta edizione, già una classica. È una classica, una bella corsa, tutti i giovani, juniores. L'anno scorso mi ricordo che c'è stato il maltempo, la pioggia ha diluviato, oggi una grandissima giornata, penso che ci sarà una grande battaglia. Tanti auguri a questi giovani, saranno i campioni del domani. Daniel, oggi ci sono alcune delle migliori squadre d'Italia, sarà battaglia vera? Sì, cioè, ovviamente è una corsa nazionale, ci sarà molta selezione, spero di far bene. La tua strategia per questa gara? Si vedrà durante la corsa. Lo scorso anno su questo traguardo una delle tue vittorie più belle, certo ripetersi è sempre difficile, ma l'obiettivo di oggi è quello. Oggi ci riproverò, è una bella gara, mi ci dice molto e speriamo di far bene, le gambe ci sono, staremo a vedere più avanti, dai, come si svolge la gara, io ce la metterò tutta come al solito e poi vedremo come finirà. Sono oltre 170 gli atleti della categoria juniores provenienti da tutta Italia per partecipare al sesto Memorial Luciana Cingolani a Ciampino, gara nazionale riservata a questa categoria che prevede atleti con un'età compresa tra i 17 e i 18 anni. L'organizzazione è a cura della ASD Luciana Cingolani in collaborazione con l'ASD Vessella Ciampino Bike e il gruppo sportivo PS Cycling Team. Gli atleti stanno muovendo verso il chilometro zero, dove sarà posto anche il traguardo al termine di questa gara che, come vi dicevo, ha visto una partecipazione molto numerosa. 170 gli atleti provenienti da tutto il centro Italia e non solo, rappresentative dalle maggiori regioni del centro Italia con ottime individualità che sicuramente faranno faranno figurare molto bene questa manifestazione che è un appuntamento a carattere nazionale inserito nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Ancora verso il chilometro zero, ancora verso il via ufficiale di questa gara, come vi dicevo, in ricordo di Luciana Cingolani. Infatti prima della partenza al chilometro zero sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Luciana Cingolani, a cui è dedicata questa manifestazione. Vedete gli atleti che stanno per raggiungere il chilometro zero, immagini anche dalla nostra telecamera fissa che ci mostra la vettura del direttore di corsa raggiungere il chilometro zero a fianco agli atleti che metteranno piede a terra prima poi del via ufficiale, dopo però aver osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Luciana Cingolani. Eccoci qua con le immagini degli atleti nel momento del ricordo della Luciana Cingolani, a cui è intitolata questa manifestazione. Ennio Berardi, presidente della ciclistica Luciana Cingolani, abbassa la bandierina a scacchi e dà a questo punto ufficialmente il via alla prova. Una prova che prevede un percorso con 5 giri pianeggianti attorno alla cittadina di Ciampino di 9 km ciascuno. 3 giri finali invece
con l'ascesa a Castel Gandolfo. Ogni giro misura 22 km. Il totale quest'oggi di gara sono 114 km. Al via è presente anche il vincitore della passata edizione, Paolo Baccio, della Secom Forno Pioppi Pippo Caruso, che oggi ovviamente cercherà il bis in questa importante manifestazione. Lo scorso anno si era partiti sotto un diluvio, quest'anno invece una splendida giornata di sole sta accogliendo i partecipanti, quindi sicuramente un clima più adatto alla pratica dello sport del ciclismo. Vedete che adesso esce dal gruppo Ciccarelli della 0K che va a raggiungere colui che era uscito in precedenza, e quindi siamo adesso con due uomini al comando, ma il plotone chiude immediatamente, quindi gruppo che torna compatto in questa fase. Plotone compatto quando stiamo per transitare di fronte all'aeroporto internazionale di Ciampino. Plotone che, come vedete, adesso affronta un tratto in galleria, andatura molto molto veloce in questa fase, con il gruppo che, come potete percepire dalle immagini, sta cercando di viaggiare più forte possibile. Molti gli atleti che hanno tentato già l'allungo, il plotone non ha lasciato spazio e adesso vedremo se ci saranno nuovi tentativi. Gruppo quindi compatto in questa fase di studio in questo momento, in quanto nessuno per il momento è riuscito ad avvantaggiarsi nei confronti degli altri atleti. Adesso vediamo come le maglie dell'Unione Ciclistica Foligno stiano pedalando nelle prime posizioni del plotone. Ancora un passaggio adesso sotto lo striscione del traguardo. Primo passaggio questo, e come vedete il gruppo viaggia compatto e sfila di fronte alla nostra telecamera fissa. Niente da segnalare in questa prima fase di corsa, con alcuni tentativi che non hanno avuto un buon risultato. E adesso vedete un tratto con alcuni atleti, sono in quattro, leggermente avvantaggiati nei confronti del gruppo. Vantaggio davvero minimo, come vedete il plotone molto numeroso, con 170 atleti al via, lascia sempre poco spazio a coloro che cercano di avvantaggiarsi. Servizio radiocorsa a cura del team Capodarco, e adesso entriamo nelle fasi calde della gara, perché siamo in vista del secondo passaggio sotto l'arrivo e troviamo in fuga Filippo Bafile della Digiotech Team. Per lui un vantaggio di 40 secondi nei confronti del gruppo, quindi una prima azione che arriva a guadagnare un vantaggio considerevole. Bafile in testa in questa fase, ricordiamo che dopo il passaggio sotto il traguardo sarà posto un traguardo volante che se lo aggiudica il battistrada, quindi riesce a transitare in prima posizione al traguardo volante. Gruppo che adesso accusa un ritardo di 50 secondi, quindi sta andando bene questa azione dell'atleta della Digiotech Team e sta guadagnando nei confronti del gruppo che per il momento viaggia compatto all'inseguimento del solitario battistrada al comando. Adesso cerca di uscire dal gruppo un atleta della Sidermec, si tratta di Casalboni, seguito da Santini della Foligno Porto Sant'Elpidio, e come vedete la velocità del gruppo inseguitore del battistrada è davvero velocissima in questa fase, una andatura che è stata sostenuta sin dalle prime battute di gara, con tanti tentativi che si sono susseguiti nel corso dei primi chilometri. Attenzione adesso all'allungo di Casalnuovo del team Convertini, prova lui adesso a guadagnare qualcosa nei confronti del plotone, quando stiamo ancora una volta transitando presso il perimetro dell'aeroporto internazionale di Ciampino. Ancora al comando quindi Casalnuovo del team Convertini, per lui un vantaggio di qualche metro nei confronti del gruppo, vantaggio minimo anche perché da soli non è facile avere un vantaggio considerevole, e come vedete il gruppo raggiunge il battistrada e proprio in questo istante atterra un volo Ryanair nell'aeroporto internazionale di Ciampino.
che ci viene mostrato dal nostro operatore. Con la sintesi andiamo all'ultimo dei passaggi sotto l'arrivo per quanto riguarda i giri corti da 9 chilometri, ancora al comando Bafile, e andremo ad affrontare adesso per la prima volta la salita di Castel Gandolfo, che sarà affrontata per un totale di 3 volte in questa edizione del Memorial Luciana Cingolani. Ancora al comando quindi l'atleta che vedete inquadrato. Per lui un vantaggio ancora intorno al minuto primo, quindi sta tenendo molto bene. Adesso inizia la fase in salita verso Castel Gandolfo, che è la residenza del Santo Padre per quanto riguarda le vacanze estive. Quindi un passaggio anche suggestivo e ricco anche di importanza per questa edizione del Memorial Luciana Cingolani. E con la testa siamo proprio in vista del Gran Premio della Montagna. Siamo adesso con il gruppo che sta inseguendo la testa della corsa, e vedete come il plotone stia sì pedalando forte, ma le squadre non sembrano molto organizzate in questa fase. E questo tutto ovviamente a vantaggio del battistrada, che continua ad avere un vantaggio che adesso è salito ad un primo e 30 secondi. Quindi davvero interessante l'azione di Bafile al comando. Dietro si cerca di tenere un ritmo alto, ma si finisce spesso per continuare a procedere a scatti. Questo tutto a vantaggio del corridore solitario al comando. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Siamo tornati in testa con l'uomo solo al comando. Adesso si fa più pesante la pedalata del battistrada. Lo vediamo bene da queste immagini come stia spingendo un lungo rapporto. La sua pedalata non è più rotonda come qualche chilometro fa. E siamo ormai in vista del GPM, da notare anche gli allestimenti da parte dell'organizzazione. GPM che sarà valida per l'assegnazione della maglia però al prossimo passaggio, quindi al secondo dei 3 passaggi dalla vetta della salita di Castel Gandolfo. Svolta a destra, inizia la lunga picchiata verso Ciampino. La zona è a sud di Roma, è praticamente l'ultima centro abitato di una certa dimensione prima poi dello spettacolare scenario dei Castelli Romani che si apre a sud della capitale. Adesso tratto in discesa questo, una posizione aerodinamica ma sicuramente rischiosa. Noi ovviamente invitiamo tutti coloro che seguono questo servizio di non praticarla, specialmente in tratti di strada con il traffico aperto. E infatti alla termine della discesa rientrano su Bafile Palmisano della Convertini, Iafrati della Coratti e Rutuli della Ternana Ciclismo, ma praticamente il gruppo alle spalle di questi 4 uomini al comando è segnalato in forte rimonta. Ed ecco il momento in cui il plotone piomba sui 4 uomini al comando. Il gruppo torna quindi compatto quando stiamo per transitare. Questo è il momento a cui si riferiscono le immagini, praticamente al passaggio sotto l'arrivo, 2 tornate alla termine con il gruppo compatto. Lo vediamo bene in queste immagini che ci mostra la telecamera fissa. Gruppo compatto con tante maglie della team Coratti sulla testa della corsa. Gruppo che comunque si è ridotto di unità, questo a testimonianza di come la prima ascesa a Castel Gandolfo abbia già fatto una buona selezione. Noi stiamo salendo per la seconda volta sulla salita di Castel Gandolfo. Al comando capo di casa della Fonte Collina Cicli Falgiani, Luca Di Bari della Sidermec, Rutili della Ternana Ciclismo, Michini della Drigiotech, Rossi della Coratti e Palmisano del team Convertini. Questi i 6 uomini al comando quando stiamo salendo per la seconda volta su Castel Gandolfo. Si entra quindi nel vivo della corsa, si entra quindi nel vivo del Memorial Luciana Cingolani sulla testa della corsa. A questo punto 6 uomini, come vi ho già raccontato, che stanno pedalando a tutta. Capo di casa Di Bari, Rutili, Michini, Rossi e Palmisano, questi gli uomini al comando. Qui vediamo inquadrato Rossi del team Coratti dietro il gruppo che adesso, come vedete, non sembra procedere a forte andatura. Infatti occupa una buona parte della sede stradale, e questo tutto a vantaggio degli uomini che si trovano adesso al comando della corsa. Entriamo davvero nelle battute finali, entriamo nel vivo di questa grande edizione del Memorial Luciana Cingolani, gara nazionale riservata alla categoria Juniores, che sta
Quindi entrando nelle fasi finali, la seconda ascesa verso Castel Gandolfo, che ricordiamo questa volta sarà valida come Gran Premio della Montagna. E adesso sulla testa della corsa provano ad evadere in due. Vedete, gli altri hanno perso qualche metro. Si tratta di Michini della Digiotech e di capo di casa della Fonte Collina Cicli Falgiani. Due atleti al comando, due atleti che provano a staccare decisamente il resto dei componenti della fuga. Entriamo nel centro abitato di Castel Gandolfo, dove vi ricordo è posto il Gran Premio della Montagna. Ancora la coppia al comando formata da Michini del team Digiotech e capo di casa Fonte Collina Cicli Falgiani. Due uomini al comando si giocheranno il Gran Premio della Montagna. Ormai imminente il transito dal culmine della salita, il secondo passaggio da Castel Gandolfo, ne seguirà un terzo, praticamente quello che potrebbe essere il trampolino di lancio ideale verso il traguardo di Ciampino. Siamo al GPM e come vedete transita in prima posizione capo di casa. Adesso ci sarà la lunga discesa verso Ciampino, la svolta a destra, eccoci qua all'inizio del tratto in discesa. Due uomini al comando, Michini, Digiotech e capo di casa Fonte Collina Cicli Falgiani. Più indietro il gruppo, ma segnalato in rimonta. Infatti ha già raggiunto i controattaccanti. Adesso si appresta, così ci segnala Capodarco, gruppo Capodarco Radio Informazioni in corsa, si appresta a raggiungere anche due uomini al comando. Appena 10 secondi il vantaggio della coppia al comando nei confronti del gruppo, gruppo che quindi ha avuto una pronta reazione, forse ha capito il pericolo rappresentato da questi due atleti e sta per tornare compatto. Ecco, questo è il momento in cui il plotone torna praticamente compatto, niente da fare quindi anche per Michini e capo di casa, raggiunti dal gruppo quando ormai è imminente l'inizio dell'ultimo giro e quindi gli ultimi 22 km di corsa. Proprio in vista dell'inizio dell'ultimo giro tenta l'allungo Piscitelli dell'Imperiale Grumese, lo vedete inquadrato in questa fase. Formazione campana questa, una formazione attiva anche dal punto di vista organizzativo. È la formazione che organizza il giro della campagna femminile con la regia organizzativa di Salvo Belardo. E come vedete adesso questo atleta ha una bella margine di vantaggio nei confronti, ci segnala Radio Informazione in corsa, di un primo inseguitore. Siamo proprio in vista del passaggio, quindi dovrebbe transitare al suono della campana, ancora solo al comando Piscitelli. Però poco più indietro è segnalato dal servizio Radio Informazioni in corsa un altro atleta, segnalato in forte rimonta. Adesso vedremo se sarà così. Ci voltiamo, eccolo qua inquadrato dalla nostra telecamera. Si tratta di Galluzzi del Team Elite Service Campedelli. Si forma la coppia al comando, quindi due uomini al comando. Si tratta di Galluzzi e Piscitelli. Inizia l'ultimo giro, ultimi 22 km di corsa, con ancora un passaggio dalla salita di Castel Gandolfo che verosimilmente sarà decisiva per quanto riguarda l'edizione 2015 del Memorial Cingolani. Questo è il primo drappello degli inseguitori, come vedete un drappello forte di 6 unità e poco più indietro il gruppo. Gruppo che ha perso ovviamente tanti uomini, adesso è un gruppo forte di circa 70 unità, mentre sono stati 170 gli atleti che hanno preso il via in questa gara nazionale. Inizia la salita per la coppia al comando, per Piscitelli e Galluzzi. Per loro un vantaggio ancora minimo nei confronti del gruppo, che lascia davvero poco spazio ad ogni tentativo di fuga. Fa l'andatura Galluzzi, Elite Service Campedelli in questa fase. In seconda posizione invece Piscitelli dell'Imperiale Grumese. Questi sono i due uomini al comando, ma sta rientrando un terzo atleta. Si tratta di Antonino del Bike Team San Severo. Si forma quindi una coppia alla terzetto al comando, in quanto Antonino sta per raggiungere la coppia che stava in precedenza guidando la corsa, vale a dire Piscitelli e Galluzzi.
Ecco il momento del raggiungimento da parte dell'inseguitore della coppia al comando. Tre uomini in testa. Stiamo salendo verso Castel Gandolfo. Ancora il terzetto che guida la corsa. Giornata calda, c'è bisogno di tanta acqua per questi atleti. Una giornata davvero estiva quella che ha accolto la edizione 2015 del Memorial Luciana Cingolani, con ancora tre uomini al comando. Ricordiamo Piscitelli, Imperiale Grumese, Galluzzi, Elite Service e Antonino Bike Team San Severo. Questa è la testa della corsa, lo spettacolare scenario che si apre di fronte agli occhi degli atleti nel tratto in salita. Attenzione perché alle spalle degli uomini al comando esce in solitaria Michini della Digiotech, che tenta l'aggancio nei confronti della testa della corsa. Fase questa ancora molto fluida, con tante le possibilità aperte in vista del finale, in vista della conclusione sul traguardo di Ciampino. Ancora inquadrato Michini della Digiotech Team, seguito dalla classica moto gialla del team Capodarco. Siamo tornati in testa, siamo sulla testa della corsa. La deformazione in corsa ci comunica che Monaco della Convertini ha raggiunto e superato Michini, che era il più immediato inseguitore della terzetto alla comando, e sta pedalando fortissimo in questo tratto in salita. Monaco che potrebbe quindi a breve riportarsi sugli uomini alla comando, e quindi potremo assistere alla formazione di un quartetto alla comando del Memorial Luciana Cingolani. Ecco il terzetto ed eccolo qua Monaco, inquadrato dalla nostra telecamera, che raggiunge la testa della corsa. 4 a questo punto gli uomini alla comando: Piscitelli, Galluzzi, Antonino e Monaco. E come vedete insiste nella propria azione l'atleta del team Convertini e prova a far davvero la selezione a questo punto. Ancora tratto in salita questo, una salita non certo molto impegnativa, ma che con tre ripetizioni alla fine sta facendo una gran selezione. Michini è il primo inseguitore del quartetto al comando e adesso pedala praticamente tra gli quattro uomini al comando ed il gruppo che è lì poco più indietro. Siamo a Castel Gandolfo con il quartetto al comando, ma in vista dello scollinamento sono ancora tutti assieme i quattro uomini che guidano questa edizione del Memorial Luciana Cingolani. Ancora una fase studio sulla testa della corsa, ancora una fase in cui nessuno è riuscito a fare la differenza nei confronti degli altri atleti. Tra breve ci sarà lo scollinamento, quindi ormai l'abbiamo già imparato in questi tre passaggi, la svolta a destra che segnalerà l'inizio della discesa. Si continua a pedalare molto forte in testa alla corsa. Quattro uomini al comando: Piscitelli, Galluzzi, Antonino e Monaco. Siamo alla GPM, che questa volta non è valido come passaggio, era valido al secondo passaggio. E tra non molto ci sarà la discesa. Inizierà la fase in discesa. Attenzione perché noi stiamo seguendo la testa della corsa, ma il gruppo non è lontano dagli uomini che vediamo adesso inquadrati, tant'è che è segnalato in rimonta con tutti i migliori uomini della giornata, i più attesi nelle prime posizioni del gruppo. Inizia il tratto in discesa adesso, una discesa praticamente non molto tecnica, un lungo rettilineo che in teoria dovrebbe avvantaggiare il recupero del gruppo. Vedremo se sarà così. Comunque cambi regolari sulla testa della corsa tra i quattro uomini al comando. Si pedala fortissimo, oltre 70 all'ora in questa fase la velocità degli uomini al comando della corsa. In picchiata verso Ciampino, verso il traguardo del Memorial Luciana Cingolani. Classica nazionale del ciclismo riservata alla categoria juniores. Quattro gli uomini al comando: Piscitelli, Galluzzi, Antonino e Michini. Poco più indietro il gruppo, segnalato come vi dicevo in forte rimonta, ma davanti non ci si dà per vinti. Si continua a pedalare molto forte. Siamo adesso nel tratto in pianura finale verso il traguardo di Ciampino. Si incominciano a voltare indietro adesso i ragazzi della testa della corsa. Questo non è sicuramente un bel segnale. Ecco il gruppo dei più immediati inseguitori lanciato a forte andatura.
come vedete c'è stata una notevole selezione adesso. E vediamo come sia ridotto notevolmente la composizione del drappello al comando. Stiamo ormai per entrare nel centro abitato. Attenzione adesso al momento in cui il gruppo degli inseguitori sta per piombare sugli uomini al comando. E a questo punto possiamo dire gruppo di testa che si è ricompattato. Tutto da rifare, ancora un gruppo forte di circa 20 unità che si giocherà il Memorial Luciana Cingolani. Ultimi chilometri per questi atleti. Si pedala tutta adesso, si prova ovviamente l'azione solitaria per evitare una soluzione allo sprint. Ancora tutta in testa alla corsa. Ancora scatti e controscatti per questo gran finale del Memorial Luciana Cingolani, gara nazionale riservata alla categoria juniores. Ci troviamo a Ciampino, alla periferia di Roma. È il momento di chiudere le maglie per prepararsi ad un'eventuale volata a ranghi ristretti che potrebbe decidere questa edizione della corsa. Adesso continui scatti in testa, continui allunghi, però ovviamente non è facile andarsene in questa fase. Ci sono tanti atleti che stanno controllando ancora le maglie del team Coratti nelle prime posizioni del gruppo. Fase questa molto particolare, adesso lo allungo di Paolo Baccio del Secom Forno Pioppi Pippo Caruso, che prova la soluzione solitaria, attenta il colpo da finisera, lui che ha già vinto al Memorial Luciana Cingolani nella passata edizione. Prova ancora una volta a cogliere il successo con questa azione solitaria, uno scatto che ha subito guadagnato un buon margine di vantaggio. Siamo negli ultimi chilometri di gara, quindi potrebbe essere uno scatto davvero molto interessante quello di Paolo Baccio, che continua ad insistere nella propria azione, pedalata ancora molto fluida per l'atleta della Secom Forno Pioppi Pippo Caruso. Dietro il gruppo si lancia all'inseguimento del battistrada solitario al comando. Pancia a terra per Paolo Baccio in questa fase. Spinge il lungo rapporto. Vede avvicinarsi piano piano il traguardo di Ciampino, dove ha già alzato le mani nel 2014. Alle sue spalle per il momento nessuno sembra in grado di ricucire lo strappo. Vedremo se ci saranno delle evoluzioni, perché Baccio sta ancora una volta pedalando molto forte in questo frangente. Adesso si volta. Forse adesso un po' più pesante la pedalata di Baccio rispetto a qualche centinaia di metri fa. Vedete come abbia rilassato le spalle, non sono più in fase di spinta come in precedenza. Adesso continua a voltarsi, perché dietro sta rientrando un altro atleta e si tratta di Monaco del team Convertini. Quindi si potrebbe formare una coppia al comando. Eccoci qua con le immagini, coppia al comando ma gruppo vicinissimo. Quando stiamo per entrare nel centro abitato di Ciampino, ormai siamo davvero alle battute conclusive. Ultimi metri, ultime centinaia di metri. Una coppia al comando con Monaco e Baccio. Noi ci siamo portati sul traguardo. Baccio è ancora al comando con qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo, che però è lanciato in volata alle sue spalle. Attenzione alla maglia di Mauti del team Coratti, ma Baccio è ancora in testa e Baccio vince davanti a Gabriele Lancia, Rossano Mauti, Alessandro Monaco e quindi Gianmarco Michini, Francesco Zandri, Cristiano Sinai, Federico Orlandi, Fabio Di Guglielmo e Francesco Labrozzi. Questi primi 10 del sesto Memorial Luciana Cingolani. 114 km alla media di 39.041 per il successo di Paolo Baccio, Secom Forno Pioppi Pippo Caruso. Braccia al cielo per l'atleta che coglie il bis nel Memorial Luciana Cingolani. Paolo Baccio, lo dicevamo anche stamattina, è sempre difficile ripetersi, era l'obiettivo della giornata, tu ci sei riuscito alla grande. Sì, stamattina sono riuscito a bissare il successo dell'anno scorso ottenuto qui. La forma, la condizione fisica è molto buona, sapevo di poter fare bene perché venivo anche da diverse gare in cui mi sono comportato molto bene. E stamattina speravo di centrare finalmente la vittoria ed è arrivata anche la prima vittoria su strada, che
aggiunto alle cronon sono 4. Grazie. Paolo, questa è la tua corsa, è un percorso che sembra disegnato apposta per te. Sì, è un bel percorso, già anche l'anno scorso mi sono distinto e niente, sono felicissimo, dedico questa vittoria a me che faccio sacrifici, alla mia famiglia, alla squadra, ai compagni di squadra e a tutti. Grazie. Valerio Conti, reduce da una splendida vittoria in Giappone, che bella corsa questa, peccato solo che non ci fosse quando tu eri juniores. Sì, infatti il rimpianto che ho è proprio questo, che quando ero io juniores questa gara non c'era, era diciamo un passo da casa perché la salita che hanno affrontato io la faccio molto spesso e appunto mi sarebbe piaciuto correrla. Presidente, una splendida giornata di sole, ragazzi da ogni parte d'Italia, anche Valerio Conti alle premiazioni, oggi un trionfo per il Lazio. Un trionfo per il Lazio, una gara a livello nazionale che si svolge nella nostra regione, importantissima veramente, e devo ringraziare tutte le società che sono venute oggi qui a correre a Ciampino, perché avere società e squadre da ogni regione d'Italia è veramente una grossa manifestazione, e un grosso ringraziamento soprattutto anche agli organizzatori, alla società e tutte quelle forze che hanno messo in campo per organizzare una gara così veramente importante, veramente di rilievo, veramente. Antonio Berardi, un grande successo, il sesto Memoria Luciana Cingolani, davvero un grande pubblico e un grande vincitore. Sì, sicuramente è un grande vincitore perché ha già vinto l'anno scorso da primo anno, quest'anno si è riconfermato, ma non solo, veste già la maglia azzurra, per cui questo dimostra che è un grosso atleta. Noi è una grossa partecipazione di atleti. Noi cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di crescere anno per anno con la collaborazione un po' di tutti quanti, gli appassionati del ciclismo. Paolo Bacci, l'ora del ciclismo.